Tocca a me, rimango seduto così parlo più a mio agio. Dunque, posso dire che sono molto contento di andare per scuola, ci vado da 30 anni, un po' in tutti i licei, ma anche le elementari delle scuole italiane. Ora posso, e sono state dette già molte cose sulla poesia, le ripetiamo infinitamente, ma si ripetono dal 500 avanti Cristo, da Aristotele in poi, ma era stato detto anche prima qualcosa, quindi la bellezza, eccetera, eccetera. Vorrei dire soltanto che in questi ultimi giorni mi è capitato al liceo Virgilio, dove sono stato un'ultima, la quarta volta, e in un liceo in provincia, nel Veneto, poi un'intervista al secondo canale della televisione e poi un'intervista per un giornale online, la stessa domanda mi è stata rifatta. Cioè, la poesia oggi è ancora possibile in un tempo di spride, di finanze, di dominante di tutto, e poi dei ragazzi che sono occupati in molte altre attività, anche quotidiane. E io rispondo qualcosa in cui credo profondamente. Ho trovato in un libro di conversazioni di Brodsky, pubblicato ultimamente da Adelphi, un grande poeta morto a metà degli anni 90, giovane ancora, premio Nobel russo, qualcosa che io vado dicendo da anni e questo mi dà molto conforto. Cioè, la poesia come educazione ai sentimenti e dei sentimenti. Ora, in un mondo del genere, in queste domande che mi si facevano c'era questo: il mondo di oggi parrebbe assente da tutto il resto che non sia quello appunto dell'andare avanti quotidiano, delle attività continue, della meccanica che ci porta dovunque, della modernità che ci inchioda al telefonino, al computer. Ora, rispondo soltanto questo: in un mondo di oggi, nel mondo di oggi, il desiderio è cresciuto molto di più. Il bisogno di felicità o di allegria si nasconde dietro ogni nostro altro bisogno, dietro l'uso del telefonino, dietro tutto quello che facciamo, anche nel desiderio continuo di star meglio. I sentimenti, mai come oggi, sono assolutamente inappagati. L'uomo è molto più scontento di un tempo. Io sono nato in un tempo in cui l'Italia era infinitamente più povera, e negli anni del dopoguerra c'era ancora una parte dell'Italia scalza e analfabeta, ma era meno scontenta di oggi perché desiderava molto meno, quello che poi gli è stato giusto dargli, ma è stato dato soltanto in apparenza e non nella sostanza. Tutto questo può invece essere molto aiutato dall'arte e soprattutto dalla poesia, perché la poesia, è stato già ben detto, è fatta di parole e le parole sono il primo strumento della nostra esistenza. Tutti abbiamo parole da dire. Ora, che cosa fa la poesia quando è poesia? I latini dicevano che era un raro uccello e rimane un raro uccello, deve essere questo, perché richiede molto talento, chiede strumenti, chiede una dedizione dell'intera vita. I poeti non vivono di poesia, vivono facendo altri lavori. Uno come Montale, che è stato al centro del Novecento, almeno del nostro Novecento letterario, ha vissuto facendo il critico musicale del Corriere della Sera, lavorando al gabinetto Viessier, eccetera. Il Nobel che ha avuto a 80 anni è venuto molto tardi per dargli qualche conforto di quel genere. Ora però, dentro ogni altro lavoro del poeta uomo, donna, che stanno nel mondo, che sopravvivono, che hanno tutti gli impicci e i limiti di tutti gli altri, c'è un lavoro continuo. Una grande scrittrice del Novecento, che varrebbe la pena leggere tutti quanti, Virginia Woolf, diceva che ci si costruisce dentro una stanza. È una stanza interiore che tutti dovremmo avere. In quella stanza lavorare a noi stessi per cercarci e per riconoscersi. In quella stanza ci sono i nostri sentimenti, la nostra paura di morire, il nostro bisogno d'amore, le delusioni, la ricerca dell'allegria, tutto quello che è dei sentimenti di ogni giorno e che accompagna ognuno di noi. Io vado molto in metropolitana e in autobus, vedo la città. La vedo e la sento anche in tutti i volti e in tutti i comportamenti che mi guardo intorno. E c'è il bisogno appunto di compagnia, di capire che cosa siamo, dove stiamo andando. E nel mondo di oggi è ancora più grande tutto questo, no? Perché sappiamo molto di più di non essere il centro dell'universo, di essere in un universo immenso nel quale siamo come formichine che si muovono. E tutto questo
ha una sete assolutamente di capire di più, e la poesia può dar questo più di ogni altra arte, proprio perché adopera le parole. Che cosa fa un poeta se non dire quello che noi ci portiamo dentro confusamente e dargli parole sicure? Certo, io credo in una poesia che venga percepita chiaramente, e in una poesia che nasce da un lungo lavoro interno, ma che diventa limpidezza, chiarezza, percezione assoluta. In quella percezione c'è anche qualcosa di misterioso. C'è un grave... ho molta esperienza delle scuole italiane, e c'è una grave mancanza che in certe scuole sta venendo meno, quella di non frequentare abbastanza la poesia. Vanno in scuole dove stanno lavorando molto sulla prosa, leggono spesso romanzi anche che forse non sono adeguati a chi non è ancora preparato a leggere, non so, L'uomo senza qualità, oppure romanzi anche stranieri. Lavoriamo sulla nostra lingua innanzitutto, che è quella che dobbiamo ben conoscere per poi entrare nelle altre lingue. Due, impariamo a memoria poesia, dovrebbe accadere nelle elementari e sta ricominciando ad accadere. Noi portandoci a memoria la poesia, innanzitutto sviluppiamo la nostra memoria, che è un meccanismo, come dicono i fisiologi, molto uguale a una macchina che si arrugginisce se non la adoperiamo, e quindi può essere utile in tanto altro, in tutto il resto, perché mi trovo davanti a persone che hanno anche una laurea e non ricordano più quello che hanno fatto. E poi soprattutto frequentando la poesia, anche poesia di qualità però, no? Già nelle prime scuole elementari, perché si ferma nella mente e nell'orecchio, la poesia deve fermarsi nell'orecchio, molti poeti oggi l'hanno spesso dimenticato, ma è affidata assolutamente alla memoria, si entra dentro e ci tiene per un ritmo. Sento leggere assolutamente poesia come se si leggesse una pagina del giornale, ci è una cadenza, un ritmo anche nella poesia con il verso libero, perché assolutamente si distingue dalla prosa in quanto è fatta, come diceva Pound, di parole distillate, di parole concentrate, necessarie, non si può fare a meno di quelle parole, sono lì incastrate in una certa posizione, e in quella posizione devo riconoscerle come delle protagoniste, e sono gli accenti che decidono. Però poi la poesia, si è parlato spesso di Pasolini nella critica più che nella poesia, perché lì non riusciva a concentrarsi, l'ho fatto molto bene nel cinema, ebbene Pasolini diceva la critica italiana è molto attenta alla forma e non alla sostanza, la poesia è fatta di sostanza e di forme. La poesia deve parlarci, deve dirci qualcosa che ci riguarda in pieno. Dobbiamo riconoscere nella poesia, nel poeta, colui che ci sta parlando in prima persona. Faccio un esempio molto calzante, sempre lo stesso, che è quello dell'infinito di Leopardi, una delle poesie più grandi e più straordinarie che abbia scritto la letteratura italiana nei secoli. Ebbene, il colle di Leopardi, dopo questo giovane uomo si ripara dietro una siepe e di là scorge l'infinito, è il colle che ci riguarda tutti. Siamo noi seduti dietro quella siepe, un colle che possiamo immaginarci come vogliamo e ce lo immaginiamo come vogliamo. E siamo lì a pensare al tempo, alle stagioni che passano, all'annegare dentro tutto questo, che insieme alla storia che passa, la brevità dell'uomo, ma anche la bellezza dello starci. Anche quando parla di dolore e di morte, la vita ci aiuta a capire di più. Ci libera, in qualche modo ci avviciniamo. La poesia fa quello che dovrebbe fare e fa spesso la psicanalisi, ad esempio, no? Che cosa fa l'analista se non tenerci davanti a lui, farci pochissime domande, lasciarci parlare? E noi guariamo nel momento in cui le nostre parole diventano chiare, i nostri ricordi hanno le parole giuste ed esatte. Questo io vado dicendo nelle scuole e credo profondamente. Mi fermo qui, comunque credo che la poesia assolutamente va avvicinata in questo, come qualcosa che ci appartiene, non dietro le parole, la bellezza, la grazia, eccetera, eccetera, perché la bellezza della poesia è anche la bellezza della bruttezza. Nella poesia non c'è soltanto la nuvola alta e rosa, c'è anche la nuvola invece minacciosa, e c'è il dolore, c'è la morte, eccetera, eccetera. Ma se noi nominiamo la morte ne avremo molto meno paura, se la riflettiamo. E i poeti parlano da noi, ci dicono quello che ci riguarda, trascendono dalla loro verità per parlarci della nostra. Allora, se ci avviciniamo a questo, allora la poesia non diventa una medicina, ma diventa l'educazione ai sentimenti, ci svela i sentimenti che abbiamo dentro e gli dà parole. E noi possiamo riconoscerla soltanto perché riconosciamo noi stessi. Bene, mi fermo qui. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, siamo studenti del Liceo Virgilio delle sezioni 4H e 5F e adesso introdurremo il nostro percorso con Elio Pecora. Con la classe abbiamo avuto modo di conoscere la straordinaria figura di Elio Pecora, poeta italiano che in due incontri ci ha parlato della poesia. Quest'ultimo sin da piccolo entra in contatto con questo tipo di arte, in quanto ai suoi tempi si imparavano a memoria versi di autori come Carducci e Pascoli, impressi nella mente che spesso escono fuori. È proprio questo esercizio inizialmente meccanico che lo avvicina ai sentimenti dei poeti, tanto che a 14 anni capisce che questo bene straordinario, questa musica insieme alle parole così forti e misteriose, devono essere impresse sulla carta, partorite dalla sua mente. Secondo Elio Pecora, chiunque con un minimo di cultura, dal ragazzo nemmeno adolescente che si è appena affacciato al mondo, all'anziano, che ha alle spalle svariati anni di esperienza, può scrivere una poesia. Esso è un atto complicato, perché si tratta di scavare dentro di sé alla ricerca di tutti quei sentimenti e quelle emozioni che determinano una persona e che non vengono mai dimenticati. Tale azione non si basa solo sulla ricerca, ma sulla capacità di esprimere ciò che si ha dentro. I poeti, come scrive Elio Pecora, sono un grande piccolo popolo che parla, ma allo stesso tempo è muto. La loro unica strada è far parlare il cuore. Tacciono per la maggior parte del tempo, ma quando si fanno sentire sono come un'agile sorgente sonora. Imparare la poesia, come ogni altra forma d'arte, è fondamentale per trovare la propria strada per esprimersi. Mi colpisce il suo punto di vista, il suo essere convinto che la poesia si rivolga a chi ci circonda, a coloro che amiamo, ai quali, guardandoci dentro e tirando fuori il nostro mondo, affidiamo le nostre parole. Leggere poesia, di conseguenza, richiede una responsabilità, richiede ascolto, attenzione e un'interpretazione che sia profonda. E scrivere significa anche andare controcorrente, rischiare, perché quando ti esponi, la critica rientra nel conto. Fare poesia significa interpretare la vita, comunicare ciò di cui giornalmente ci si nutre. Grazie alla scrittura, egli riesce a porsi domande, risposte e nuovi quesiti. Per lui la poesia non dovrebbe basarsi su parole vuote, per esempio l'amore non va solo nominato, ma anche raccontato, così come tutti gli altri sentimenti. Apprezzo il suo pensiero, per il quale nei versi e nelle frasi si può trovare quello che ci portiamo dentro inespresso. Perché la poesia è un bene comune che può spingere l'uomo a scoprirsi e sentirsi compreso. Per Elio Pecora la poesia non va capita ma sentita e per questo ritiene che sia difficile per tutti coloro che vorrebbero interpretarla. Attraverso la poesia cerca di arrivare alla comunicazione e smuovere gli animi della gente e infatti crede che sia una delle più essenziali tra le comunicazioni umane. La poesia viene letta secondo noi stessi, ognuno la avvicina a ciò che sente, che lo inquieta, in una chiave che possa essere più simile alla sua visione di mondo. Un esempio personale può essere Partenza, di Elio Pecora, che il poeta lega alla morte di qualcuno caro. Leggendo per la prima volta quei versi, uno dopo l'altro, ho visto la mia mano impossessarsi della penna con la quale stava scrivendo l'autore. Il mio polso delineava una malinconia dovuta ad una partenza all'interno della vita, una separazione. Ho portato la mia vita in quella poesia, ma essa a sua volta è entrata nella mia, in una visione diversa da quella di chi quei versi li aveva composti. Bravo.